altro viaggio quest'oggi, è un viaggio che ci riporta al calendario, non il calendario della Terra di cui ci sono stati appena i testimoni, quel calendario che ci riporta alle lune, all'alternarsi delle stagioni, ma proprio al calendario vero e proprio. Perché? Perché la giornata di domani è quella del 25 di aprile e oggi noi, nell'ottica di festeggiare appunto la liberazione, vogliamo raccontarvi una storia riaprendo un po' i cassetti della memoria. Vogliamo farlo con una persona che è collegata con noi ed è Lorena Fornasira, a cui diamo il buongiorno e il benvenuta nella nostra trasmissione, nel nostro studio. Buongiorno. Buongiorno Lorena, anzi ben trovata, perché ti abbiamo conosciuta un po' di tempo fa, forse chi ci segue ricorda anche un servizio che hanno visto, dove ti hanno visto protagonista a Trieste in un'operazione, in un modo bellissimo di stare vicino alla gente. Lorena, però tu oggi qua sei con noi per raccontare un'altra pagina, che è una pagina di famiglia e che riguarda la tua mamma. Ed è una pagina che hai scoperto a un certo punto della tua vita, quando mamma già non c'era più. Te la vuoi raccontare? Sì, ve la posso raccontare un po' in questo modo. Io sono stata una figlia molto distratta, sono vissuta accanto a mia madre per una vita intera senza conoscerla, o conoscendo di lei solo ciò che come figlia amavo, volevo conoscere. Mia madre, in verità, io l'ho conosciuta soltanto dopo la sua perdita, quando, rimettendo a posto in quella dolorosa pratica di rimettere a posto la stanza della vita di una persona che non c'è più, di mia madre, ho scoperto il diario che lei aveva scritto durante la guerra. Quindi un diario scritto da mia madre, scritto da una donna, che è una cosa molto rara, e un diario coevo scritto proprio durante la guerra, mentre lei era sfollata apparentemente, cioè mio padre, che era il suo comandante, il comandante Ario, che comandava tutta la destra tagliamento, la Garibaldi di pianura. E per farla sfuggire alla morte l'aveva protetta presso una casa di contadini, dove lei appariva appunto come sfollata e dove lei stava impazzendo, perché il suo desiderio era quello che rivela molto bene anche nella sua scrittura, quando dice: ma quante anime ribelli ho nel mio corpo, io oggi non vorrei essere qui, ma vorrei essere per le strade polverose con la mia bicicletta a portare gli ordini. E credo che la scrittura di questo diario sia stato ciò che non l'ha fatta impazzire in quel momento, ed è stata però anche un grande dono che mi ha lasciato, perché non solo io ho scoperto mia madre in quel momento, ma ho conosciuto di lei tutto, ho conosciuto di lei e quella materia profonda materna, quella trasmissione generazionale che intuivo in lei, ma che soltanto grazie a questo diario di guerra ho potuto dare forma alle mie emozioni, ad emozioni molto profonde, e ho potuto riconoscermi in pieno nella questione della cura, perché se io oggi pratico la cura, l'ho sempre praticata come professione in verità, ma senza una vera consapevolezza che mi provenisse appunto da questa sostanza materna, mentre oggi che pratico la cura nella piazza del mondo con i profughi che provengono dalla terribile rotta balcanica, capisco che questa forma di resistenza che pratico ormai da 10 anni assieme a mio marito, essendo in strada ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, con bora, freddo. Lorena, possiamo ricordare quello che fa, come si prende cura lei dei migranti? Ce lo racconta? Perché noi l'abbiamo visto, però forse non tutti se lo ricordano. Allora, io e mio marito non sono da sola, poi c'è anche una rete di persone attorno a noi, c'è un'Italia bellissima, tra l'altro, che ci sostiene, abbiamo una grandissima solidarietà, e la pratichiamo facendo un gesto semplicissimo, che è quello di scendere in strada e di andare in piazza
di andare lì dove arrivano i ragazzi migranti, transitanti per la maggior parte, e sono ragazzi che vogliono andare tutti quanti verso il nord Europa. E il primo gesto è un gesto di accoglienza, accogliere i loro corpi, i corpi di dolore, curare le loro ferite, le ferite dei piedi che sono molto devastanti, le ferite dei corpi. Arrivano sempre più ragazzi con ferite da tortura, i confini ci restituiscono corpi rotti, ossa spezzate, ma noi ci approcciamo a loro non appunto come parti di corpo, ma come persone intere, ed è questo che vogliamo restituire a loro. La dignità della loro esistenza che i confini hanno violato, rendendoli delle non persone. C'è Grazie alla un'Italia che grande. resiste all'odio, Sì. sembrerebbe di poter pensare attraverso quello che fa insieme a quest'altra rete di persone e che ha cura, sviluppa proprio la cura nei confronti dell'altro essere umano. Così l'Italia, quella vissuta da tua mamma, era un'Italia che cercava di resistere e cercava di lottare per la libertà. Tua mamma, che di nome faceva Maria Antonietta Moro, ma il suo nome di battaglia era Anna. E prima ancora Natascia, perché mia mamma era arrivata all'ospedale di Gorizia come infermiera, quindi lavorava come infermiera all'ospedale di Gorizia, e conoscendo l'orrore della guerra, non poteva far altro che salvare delle vite, e lo ha fatto a rischio della propria morte giornaliera. Ed è entrata come agente segreto di Tito nelle formazioni partigiane di Tito, e allora il suo nome di battaglia era Natascia. Lei ha salvato tantissime, tantissime persone, e nel suo diario c'è un passo in cui descrive il terrore che lei aveva al mattino quando la direttrice e gli altri medici squadravano, no, tutte le infermiere. E lei temeva che nel suo sguardo si leggesse ciò che aveva compiuto, e quindi questo significava passare delle informazioni ai comandanti esterni su chi veniva messo a morte, creare situazioni in cui queste persone potessero essere prese, liberate, portate fuori dall'ospedale, ma tutto questo veramente a rischio della sua vita. Lorena, E lei ci ha raccontato che ha ritrovato il diario e così ha conosciuto veramente sua mamma. Ma secondo lei, perché sua mamma non le ha raccontato nulla? Ha trovato una risposta? no, ma mia mamma mi ha raccontato tutto, anche mio papà. Io sapevo di avere due genitori che avevano fatto la guerra, che erano stati E cos'è che non partigiani. le aveva raccontato allora? E Cosa ha ritrovato? tutta la parte precedente, quella che ho ritrovato nel diario, la parte che riguardava la sua resistenza nelle file slovene. E perché secondo lei questa parte non gliel'aveva raccontata? Ma forse mia madre non voleva ergersi nei miei confronti come un mito. Avevo già un mito in casa, che era mio padre, il comandante Ario. Per me è stato il mito di tutta la mia infanzia. Mia madre ha fatto semplicemente la madre, ha fatto quello che una figlia si aspetta, no? Amare una persona, non un mito. Se avessi saputo che lei era un agente segreto di Tito, ma nella mia infanzia, nella mia piccolezza, ma mamma mia, mi sarei fatta chissà quale mito di mia madre. Io avevo bisogno invece di una madre, non di un mito. Credo sia stato questo un pensiero di cura, di protezione nei miei confronti. E io sono stata molto difficile. C'è chi dice che si diventa veramente madre e padre quando la persona che si ha davanti diventa a sua volta madre o padre. E tu, Lorena, in qualche modo continui quell'opera di cura che tua madre ha iniziato ancora prima di te. Sì, la continuo assieme, appunto, dicevo, a mio marito, assieme a tante altre persone, assieme ai fornelli resistenti che sono nati in questa bellissima piazza del mondo, che è la piazza di fronte alla stazione di Trieste. Ci sono persone che vengono da Firenze, Lucca, Roma, dalla Brianza, da Torino, da Oulx, mettono insieme le loro pentole, le loro cucine.
fanno da mangiare e scendono giù nella piazza del mondo e danno da mangiare a tutte quelle persone che sono abbandonate dallo Stato, che sono abbandonate dalle istituzioni, che sono richiedenti asilo, abbandonati nel terribile silos. E poi ci sono tutti i transitanti che arrivano giornalmente. L'anno scorso avevamo anche 200 persone in una sola giornata di nuovi arrivi e 500-600 persone nel terribile silos. Per cui quello che facciamo è veramente mettere al mondo, continuare a garantire una pratica della cura, e non c'è cura se non c'è resistenza, e non c'è resistenza se non c'è anche una lotta per i diritti. Lorena, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Ti salutiamo, salutiamo te, salutiamo tuo marito e salutiamo tutte quelle persone che proseguono questa parola bellissima e poco usata ai nostri tempi, che è proprio quella che hai usato tu, è quella della cura. Grazie Lorena. Grazie Lorena, A presto. Grazie a voi. E in questo filone vogliamo anche presentarvi e portarvi la testimonianza e la voce di un'altra persona che, prima ancora di essere un'amica di Buon Mattino di TV 2000, era stata una staffetta, e stiamo parlando di Teresa Vergalli. Ascoltiamola insieme. Domani sarà il 25 aprile, che molti non sanno che festa è, anche perché non è mai stata raccontata bene la storia del 25 aprile. Molte donne che hanno fatto la resistenza non ne hanno parlato, non l'hanno raccontata, o l'hanno raccontata molto dopo, in ritardo, sia perché non volevamo vantarci, sia perché era un discorso triste, e molti uomini nemmeno l'hanno raccontato, e soprattutto le donne, perché dice: ma cosa vuoi, ho fatto quel che c'era da fare, ho fatto niente di importante, invece quelle minime cose erano importantissime. La resistenza non poteva essere fatta se dietro non c'erano le donne. In quel momento che combattevamo contro i fascisti per far finire la guerra, avevamo un nostro obiettivo, un nostro ideale di libertà. L'ideale di libertà cos'è? Soprattutto l'ideale dei diritti, delle cose che ci erano negate. Penso che sull'emancipazione femminile siamo ancora agli inizi. Penso per esempio che quando io ero dopo le elementari, che mia mamma mi voleva far studiare, le cognate o altre persone le dicevano: cosa fai i sacrifici per una figlia femmina? Se pensiamo solo a questo, che è una settantina, ottantina di anni fa, ci rendiamo conto di quanto sia lunga la strada che abbiamo compiuto, ma quanto sia ancora agli inizi, perché ancora troppo poche sono le donne che sfondano il cosiddetto soffitto di cristallo. Alle ragazze di oggi, coraggio, andate avanti e buon lavoro. Buona lotta, buona vita. Ringraziamo ancora Teresa Vergalli e domani, ricordiamo, è la festa della liberazione. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità e poi siamo ancora con voi.